Potrebbe riaprire il prossimo mese di dicembre il cantiere del Policlinico di Caserta, o perlomeno è questo quanto affermato dal prorettore vicario della Seconda Università degli Studi di Napoli, Mario De Rosa, ieri nel corso dell'incontro su legalità e cultura organizzato dalla Facoltà di Architettura della SUN. I lavori fermi dal 2009 a causa della revoca dell'appalto alle Mobilgi dovrebbero riprendere grazie all'intesa sottoscritta con la ditta Ultima Classificata. A tenere bloccati i lavori e l'interpello delle imprese era stato finora il prezzo della gara, troppo basso se confrontato ai prezzi attuali. La Società Italiana per Condotte d'Acqua SPA, fanno sapere dal Rettorato, la stessa che ha realizzato i lavori alla Nato a Bagnoli, dovrebbe sottoscrivere il contratto la prossima settimana. La ditta che ha scelto di accettare la sfida, nonostante sia evidente lo squilibrio tra l'importo di gara e i costi odierni, potrà finalmente mettere un punto alla lunga storia del Policlinico. Il suo completamento, infatti, rappresenterebbe una tappa fondamentale per il perfezionamento della rete ospedaliera provinciale, con tanto di rinnovo dell'accordo di programma.